italiana di origine brasiliana, per cui questo accento sudamericano che si sente. Ecco, innanzitutto un profilo, chi è Clica? Guarda, sono una donna sognatrice, ma determinata, e infatti il mio prossimo obiettivo da raggiungere è diventare Miss Italia. So che comunque non sarà facile perché le ragazze sono bellissime, ma comunque la bellezza è una cosa soggettiva, e la bellezza di Miss Italia è il fatto che riusciamo a raccontarci non solo per quel che siamo fisicamente, ma per quello che siamo come persona caratterialmente. E io sono felice di riuscire a raccontarmi, e sono ancora più felice di portare la faccia di Miss Mark e raccontare questa meravigliosa regione. Tu sei approdata Miss Mark, non sei una ragazzina come gli altri, abbiamo visto, e già avevi tutti i requisiti anche prima. Vi ringrazio. Sì, infatti ho 28 anni, che Miss Italia, il regolamento è fino a 30 anni, per cui comunque sono nel regolamento, ma diciamo che sono comunque la Miss più grande eletta fino adesso, per questo anno, per cui sono sicura che anche questa maturità, questi anni in più che ho rispetto alle altre ragazze, mi aiuteranno in questo percorso, perché il titolo di Miss comporta anche una grande responsabilità: portare avanti la fascia di una regione, raccontarla, e abbiamo anche un compito sociale importante. Ecco. Com'è stato per una non più ragazzina vivere questa esperienza con tutte queste ragazze, questo percorso? Devo dire la verità che all'inizio ero un po' titubante, ma ho avuto la fortuna di avere vicino tante persone che mi hanno sostenuto e mi hanno dato l'energia e la carica per andare avanti e credere in me. E poi step dopo step, diciamo, perché comunque ho partecipato a selezione locale, e diciamo che ho acquisito sempre più fiducia in me stessa, e ecco, questo è stato il mio percorso. Infine, chi dedichi questa vittoria? A mio marito, perché è il mio più grande sostenitore e anche chi mi ha iscritto al concorso di Miss Italia. Cosa ti aspetti per la finalissima? Io aspetto la vittoria, è quello il mio obiettivo. Che, guarda, devo precisare che questo mio modo di essere, di parlare, non è presunzione, ma è proprio la convinzione di arrivare dove voglio, cioè la sicurezza di comunque che serve in un concorso del genere, per cui sono molto convinta di arrivare al mio obiettivo, anche molto sicura. Poi c'è un precedente, quello con Danny Mendes. Esatto, lei per me è un riferimento, perché dopo di lei magari sarò la seconda Miss Italia di origine non italiana. Danny Mendes è stata la prima e magari sarò la seconda. Una cosa, questo problema, no, delle straniere è stato vissuto anche con una ragazza, abbiamo finito. Come l'avete vissuto insieme? Assolutamente, e devo dire la verità, ancora lo vivo anch'io, perché sento anche amici che mi dicono: ah, Gle, va bene, comunque anche se non vincerà Miss Italia, comunque arriverà in una bella posizione. Ma perché? No, perché sai, non faranno mai vincere una ragazza di origine straniera. Ma scusa, io sono italiana, di origine brasiliana, ma sono italiana. E poi i miei nonni, che sono andati in Brasile nel dopoguerra, sono stata accolta del Brasile, no? E adesso io sono tornata in Italia, per cui è bello anche questo scambio culturale, quasi come se tornassi a casa, quello che è stato a casa dei miei nonni. Per cui tutto il mondo è paese, dobbiamo, come posso dire, sconstruire questi stereotipi. Io sono italiana.